Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Exotic Farm Canale. In questo nuovo video andremo a vedere la scheda tecnica dell'igrofila polisperma. L'igrofila polisperma è una pianta di origine asiatica molto utilizzata nei nostri acquari. È una pianta di colore verde, anche se nell'apice vegetativo molto spesso va a colorarsi di rosa fucsia. Questo specialmente se ha una buona fertilizzazione ed una buona illuminazione. Ha delle foglie allungate, generalmente ne ha due per ogni gemma o nodo, come lo volete chiamare. Ha delle lineature bianche che percorrono tutte le foglie. E per quanto riguarda il colore verde della pianta, dipende anch'essa un po' dall'illuminazione. Ho notato che se l'illuminazione sarà abbastanza forte, quindi almeno un 0,6 watt per litro, la pianta si andrà a colorare di un verde abbastanza acceso, scuro. Se invece l'illuminazione sarà un po' carente, ho notato che la pianta va un po' a tendere al verde chiaro, quasi giallino. È una pianta molto semplice da coltivare, non vuole particolari condizioni dell'acqua, non vuole particolari condizioni di illuminazione. L'importante è che l'illuminazione non sia troppo carente, quindi direi di non scendere mai sotto il 0,5 watt per litro. Però se ci attestiamo già sul 0,8 watt per litro di neon e 0,7 watt per litro di LED, allora questa pianta crescerà veramente a velocità inimmaginabili. È una pianta a crescita rapida, ovviamente. Per quanto riguarda la fertilizzazione, non è strettamente necessaria. Se la vorremmo fare, potremmo usare del classico fertilizzante liquido, quindi fertilizzazione in colonna, ma diciamo che se abbiamo una vasca abbastanza popolata a livello di pesci, tranquillamente potrà sfruttare il carico organico per crescere e quindi non ci sarà bisogno effettivamente di fertilizzare. La possiamo riprodurre per talea tranquillamente. Tagliamo la pianta con delle forbici affilate a livello dove ci interessa tagliarla, appunto, e poi la ripiantiamo sul fondo della vasca tranquillamente. È una pianta che cresce molto in altezza. In realtà più è alto l'acquario più crescerà. Come ho detto, appunto, però potremmo ridurla e quindi tagliarla e poi ripiantarla. Un problema che capita spesso con questa pianta, ma in generale con molta crescita veloce che poi vanno a crescere molto in altezza, è quello che si defogliano sulla parte bassa della pianta. Questo perché la pianta è alta, di conseguenza fa ombra e assume tanti nutrimenti, quindi le foglie che ricevono meno luce e nutrimenti sono poi quelle basse e quindi molto spesso vanno a morire. Come ho detto, non c'è problema, tagliamo e ripiantiamo. La parte poi che è rimasta tagliata, tra virgolette il moncone, possiamo chiamarlo così, poi andrà a ricacciare uno o due germogli nuovi che andranno a formare appunto uno o due piante. Anch'esse poi noi le taglieremo nuovamente e le ripianteremo. Una volta che la pianta originaria, quindi quella che abbiamo già sfruttato per produrre più piante, sarà totalmente rovinata, quindi senza foglie o nulla, noi la taglieremo in basso oppure la sradicheremo direttamente e al suo posto ne metteremo di nuove, praticamente le figlie. In questo modo abbiamo comunque delle piante che, anche se non saranno delle perenni, quindi sempre presenti, sempre vive, poi in realtà riproducendosi così in grosse quantità ci dureranno per sempre. È una pianta molto tenera, quindi attenzione con che pesci la mettiamo. Io personalmente la coltivo anche nell'acquario degli scalari, che è molto noto comunque che sono pesci che tendono spesso a dar noia tra virgolette alle piante. Però nel mio caso, a parte la prima volta quando è stato inserito il primo germoglio, poi non l'hanno più toccata, anche perché ce n'è in veramente grandi quantità e quindi loro non hanno proprio il tempo di concentrarsi su una specifica pianta. Però potrebbe essere che se magari ci sono 1, 2, 3 piantine e basta, loro magari si ci concentrano e la vanno a rovinare. Comunque questo problema io non l'ho, fortunatamente. Personalmente la coltivo anche nel laghetto, ovviamente nel periodo estivo, e devo dire che sta procedendo tutto bene. In laghetto sono presenti dei pesci rossi che tendono a mangiare le piante, anche se in realtà, come ho spiegato nel video che riguarda i pesci rossi, ve lo lascio in alto tra le schede, in realtà è raro che mangino le piante. Se le teniamo in acquario effettivamente le mangiano, ma in laghetto è veramente difficile. Nel mio caso non le stanno assolutamente toccando. Poi in realtà la coltivo in un po' tutte le vasche: la vasca degli Ender, la vasca dei Tanictis albonubes, la vasca delle Caridine, e cresce veramente bene. Non soffre di problemi come allelopatia o altro, anche perché io sostengo che l'allelopatia in acquario sia praticamente rarissima, anche se poi c'è gente che sostiene invece che è comunissima. Ovviamente ognuno poi la pensa come vuole, ha le proprie teorie, ma nel mio caso, ripeto, la coltivo anche
anche con tantissime piante. Nell'acquario sudamericano la coltivo insieme a più di un'altra decina di specie di piante e non mi dà alcun problema né lei né alle altre piante. Per quanto riguarda le temperature, non è una pianta che richiede temperature altissime. Scendendo già sotto i 20 però si fermerà la crescita, quindi sotto i 20 e sopra i 18 non morirà, però si fermerà di crescere. Sopra i 20 e sotto i 30 crescerà tranquillamente. Quindi, come abbiamo detto, per quanto riguarda le temperature cresce bene dai 20 ai 30 gradi, ovviamente è un po' meglio dai 22 ai 28. Per quanto riguarda la crescita è veloce, non richiede particolari condizioni, possiamo dire che è un pH che va dai 6 ma anche dai 5,5, i 5 volendo, fino agli 8 cresce tranquillamente. Quanto riguarda il GH, anche in questo caso non richiede particolari valori, dal 5 fino al 20, ma in realtà anche sotto il 5 cresce. L'importante comunque è mantenere quelle condizioni basilari per farla crescere, quindi un'illuminazione comunque sufficiente e la fertilizzazione solo se serve. Bene ragazzi, detto questo io con questo video ho concluso, spero vi sia stato utile. Detto questo io vi do appuntamento al prossimo video e ciao a tutti. Ciao.